Autonomia del Veneto, iniziato ufficialmente il negoziato Regione-Governo per arrivare all'intesa. Stazione dormitorio per clochard, il sindaco annuncia un tavolo delle povertà per gestire il problema. Si conclude la lunga battaglia di Rete Veneto al fianco dei cittadini, attivo il semaforo all'incrocio Killer di Longare. Commerciante del centro storico chiama Rete Veneto, ennesima segnalazione il degrado dei rifiuti. Centro-sinistra critico, lacune, dubbi e pericoli del programma di giunta del nuovo sindaco. È sempre più emergenza Baby Gang a Schio, nuova rissa tra giovanissimi armati di coltelli. Due dipendenti della Camera di Commercio accusati di truffa allo Stato avrebbero abusato dei permessi della legge 104. TG Vicenza, RTV, una buona serata, lo avete sentito dai titoli in apertura, ci occupiamo dell'autonomia del Veneto perché alle 16 di oggi è iniziato ufficialmente il negoziato Regione-Governo per arrivare al tavolo d'intesa. Positivo e ottimista il Presidente della Regione, Luca Zaia, che dice entro l'anno si chiude, sentiamo. Una giornata fondamentale perché oggi abbiamo presentato ovviamente la legge delega per la sottoscrizione poi di quello che sarà l'intesa. Intesa per noi vuol dire applicazione dei dettami della Costituzione che prevede la firma di un'intesa tra governo e regione e quindi l'ottenimento per la regione del Veneto, qualora si firmasse, delle 23 materie e delle rispettive risorse. È un paese che cambia pelle, diventa un'Italia oggi centralista, diventerà un'Italia ovviamente Stato federale a tutti gli effetti. Stazione dormitorio per i clochard, un appello forte che arriva dai vari cittadini in diverse occasioni, risponde il sindaco. Allarme, degrado e stazione. Questo non è il solito pezzo televisivo pieno di chiacchiere e senza soluzioni. Noi di Rete Veneta, lo sapete, preferiamo i fatti alle parole. E per questo avevamo già portato la questione all'assessore competente Silvia Maino, che appena insediata aveva subito guardato il nostro servizio. Assessore, guardi il servizio di Rete Veneta. Con le vostre segnalazioni torniamo sui luoghi del degrado per segnalare alla nuova amministrazione che cosa non va. Se la criminalità rimane circoscritta nella zona di Campo Marzo, cui da anni lo Stato ha mandato l'esercito, quella della stazione rimane la zona franca in cui non si delinque, ma si bivacca, con veri e propri ripari di fortuna ormai da anni stabili al binario 1. Tu ogni mattina vieni qua e trovi questo? Sì, per forza, sì, perché si mettono a dormire qui e devo togliere via tutto. C'è anche qualcos'altro, trovi altro a volte, oltre a sigarette, ci sono anche bottiglie di vino. Sì, madonna, bottiglie di vino, vestiti, ho appena buttato via anche una coperta e altre cose. Quindi l'assessore aveva risposto dando ragione ai cittadini che protestano. Hanno perfettamente ragione. Non è solo una questione sociale, è una questione di pulizia, di degrado, di ordine, sicurezza, perché la situazione è veramente degradante e quello è il biglietto da visita di chi viene a visitare la città del Palladio. Sarà mia cura, senza ombra di dubbio, capire lo stato dell'arte. Questo è quello che farò in più breve tempo possibile. Cercherò anche di coordinare con il sindaco perché probabilmente lì c'è anche una questione di sicurezza e di ordine pubblico. E vi ringrazio molto perché è soprattutto grazie a voi e le vostre segnalazioni che questo ci aiuta nel nostro lavoro. Avete sentito? I clochard che vivono tra la stazione e Campo Marzo sono un problema non solo sociale ma anche di sicurezza e per questo l'assessore parlerà con il sindaco. Noi però tagliamo i tempi e cominciamo già col portare la questione a Francesco Rucco. Sì, sicuramente vanno a lavorare insieme, sia sociale che sicurezza, bisogna dare dignità a queste persone, bisogna dare loro delle strutture di accoglienza che possano evitare ad esempio il freddo d'inverno o le stagioni elevate d'estate e possano ripararsi appunto da questo problema, evitando di dormire per strada con situazioni di degrado oggettivamente non più sostenibili. Eh già, ma purtroppo molti senza tetto che cercano riparo in stazione non vogliono ricoverarsi nelle strutture di accoglienza. In molti casi sono tossicodipendenti che si riforniscono di droga nel vicino Campo Marzo. Insomma, c'è un circolo vizioso che va spezzato. Sì, bisogna spezzarlo lavorando insieme agli enti di carità in un tavolo coordinato che auspichiamo che venga poi organizzato dall'assessore alla sociale quanto prima, quindi il tavolo delle povertà.
realtà che possa poi realizzarsi appunto in concreto, invitando queste persone ad andare nelle strutture. E noi di Rete Veneta non molliamo, andremo avanti a seguire la questione finché non viene risolta, per noi continua. E noi continuiamo invece a chiedervi di segnalarci i problemi che vivete ogni giorno. E allora noi di Rete Veneta li porteremo al nuovo sindaco. Inviateci una mail e diteci cosa non va davanti a casa vostra. Fatelo sapere al sindaco. Si è conclusa in maniera decisamente positiva una battaglia, una lunga battaglia che Rete Veneta ha portato avanti assieme ai cittadini di Longare in merito a quello che poteva essere definito niente meno che incrocio killer. Finalmente è arrivato il semaforo. Siamo tornati qui a Ponte di Lumignano nel comune di Longare. Questo è l'incrocio diventato tristemente famoso per gli innumerevoli incidenti che ci sono stati nel corso degli anni, i feriti e i 13 vittime che ha causato. I residenti per questo si erano mobilitati per ottenere la messa in sicurezza dell'incrocio, senza purtroppo avere successo. Noi di Rete Veneta abbiamo accolto le loro richieste e li abbiamo accompagnati presso le istituzioni, il comune e la provincia, perché almeno l'incrocio fosse messo in sicurezza. Basta scuse, vogliamo il semaforo! Basta scuse, vogliamo il semaforo! Vogliamo il semaforo! Il presidente della provincia Variati aveva accolto le loro richieste e aveva preso un impegno preciso davanti alle nostre telecamere. Io avevo assicurato ai cittadini che avremmo messo 60.000 euro per il nuovo impianto semaforico a Ponte di Lumignano. Finalmente, dopo un anno, da un mese circa, questo semaforo ha cominciato a funzionare. Questa è anche soddisfazione, perché questa è anche la dimostrazione che quando i cittadini si organizzano non c'è ostacolo che tenga, una scelta che parte dal basso e nell'esercizio di un proprio legittimo diritto, che è il diritto alla sicurezza. Diritto alla sicurezza che premia non solo esclusivamente gli abitanti del comune di Longare, a fattispecie frazione di Lumignano e di via Casoni, ma tutti coloro che ogni giorno impegnano l'attraversamento stradale. A noi sarebbe piaciuto un'inaugurazione in qualche modo ufficiale. Quando ci diamo appuntamento l'inaugurazione? Beh, sentite il sindaco, spero al più presto, perché noi la liquidità la mettiamo a disposizione del comune. Noi comunque siamo qui per festeggiare insieme ai residenti la conclusione felice di questa battaglia, che non è ancora conclusa, ma che per il momento ha messo in sicurezza questo incrocio. Sì, soddisfatti del risultato, però noi avevamo chiesto in primo luogo la rotatoria, non era stato possibile. Per quella rotatoria si metteva in sicurezza anche via Casoni. Speriamo ancora in Rete Veneta che ci dia una mano a portare avanti questo obiettivo. È la dimostrazione che quando le persone si mobilitano i risultati si ottengono concretamente. È una chiara dimostrazione della vittoria della democrazia, vittoria alla quale ha concorso anche Rete Veneta, che ci ha dato concretamente una mano per portare a casa questo risultato. Quando si dice davvero l'unione fa la forza. E un altro caso di degrado arriva invece dal centro storico di Vicenza. Emergenza spazzatura. Nei giorni scorsi, in giro per Vicenza, abbiamo documentato la sporcizia abbandonata attorno ai cassonetti pieni. Oggi, però, non siamo noi di Rete Veneta a raggiungere i luoghi degradati segnalati dai cittadini, ma al contrario è un cittadino a raggiungere noi con le immagini di un luogo degradato. Ecco il messaggio che ci invia il nostro telespettatore. Buongiorno Rete Veneta, sono Paolo di Corso Fogazzaro, il bottiche del pane. Siccome ho un problema davanti al mio negozio delle immondizie, la IEM non hanno mai risolto, chiedo a voi Rete Veneta di risolvere il problema. Grazie. Sentito, questo commerciante ci spiega che c'è degrado attorno ai cassonetti dei rifiuti posizionati proprio accanto al suo negozio, e siamo in una zona centralissima, Corso Fogazzaro. Per dimostrare quel che dice ci invia anche le foto che documentano il problema, corredato dal messaggio telefonico con cui dice di aver sollecitato per l'ennesima volta AIM. Buongiorno, sono Paolo, quello del Corso Fogazzaro, bottica del pane. È da tempo che vi comunico che ho sempre le immondizie con di frutto, plastica, mobiletti, non ne possiamo più, già è un periodo difficile per noi, più ci mettete che non venite neanche a prendere le immondizie, non le tenete sempre davanti al negozio. E mi chiedo solo il minimo necessario, spostatemi davanti al negozio. Siccome sono arrivato al punto
chiamerò Rete Veneta, che sicuramente mi risolveranno il problema. Allora, veramente, vi ringrazio e buona giornata. Ricevuto, noi di Rete Veneta sicuramente porteremo la voce di questo telespettatore all'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti. Un problema di degrado attorno ai bidoni dell'immondizia c'è e noi continuiamo ad accumulare foto, immagini, testimonianze e segnalazioni in tutta Vicenza. AIM, stiamo arrivando. E intanto il centro-sinistra mette sotto i riflettori le linee programmatiche del sindaco Francesco Rucco. Il summit del centro-sinistra. Dopo la cavalcata elettorale e la sconfitta contro il centro-destra capitanato da Francesco Rucco, Otello Della Rosa si sta riorganizzando per fare il lavoro più difficile del mondo, l'opposizione in consiglio comunale. Questa sera le anime del centro-sinistra si incontrano all'ex circoscrizione 6 per mettere nel mirino le linee programmatiche della nuova giunta di Vicenza. Sì. Teniamo insieme l'opposizione ripartendo da dove eravamo rimasti, cioè dalla partecipazione. Oggi non si può più governare una città complessa, anche come Vicenza, senza far partecipare i cittadini. E li facciamo partecipare su un tema fondamentale che è il programma dell'amministrazione. Programma con tante lacune, tanti buchi e qualche pericolosità. Lacune, dubbi, pericolosità. Andiamo con ordine, cominciamo con le lacune. Non affronta il tema fondamentale di Vicenza che è l'inquinamento atmosferico. Non affronta un tema che tocca la salute dei cittadini perché la visione è quella di una città per le auto, mettendo in discussione il filobus, le corsie dedicate, significa uccidere il trasporto pubblico e puntare tutto sulle quattro ruote. Significa non pensare al futuro e non avere una visione moderna, perché tutte le città europee vanno verso trasporti pubblici a impatto zero e questo è un problema molto grave. Le lacune, insomma, per il centro-sinistra sono legate al trasporto pubblico e all'accantonamento del progetto del filobus, che comunque verrebbe sostituito da autobus elettrici. Ma per Otello Della Rosa restano ancora dubbi e pericolosità. I dubbi vedo tantissima titubanza nell'assumere delle decisioni, nel prendere delle decisioni. Ci sono indirizzi spesi a metà nell'ambito culturale, poi la scelta di tenersi la delega al sindaco e di separarla dal turismo, ecco, è pieno di dubbi, di scelte non scelte, e quindi questo denota dei dubbi. La pericolosità è legata al fatto che su certe cose tornare indietro significa mettere in discussione dei finanziamenti che già ci sono, per esempio sul Parco della Pace, e quindi che è un tema serio. Tornare indietro sul front office invece è una cosa che io sfido Rucco a fare. L'aveva promesso in campagna elettorale che torni indietro. Ed ora siamo alla cronaca emergenza Baby Gang. Siamo a Schio, dove è scoppiato un ennesimo scontro, questa volta tra giovanissimi armati di coltello. Io chiederò a Salvini di dar seguito agli atti di coraggio che in questo momento di determinazione ha portato avanti, ponendo la sua attenzione su questo tipo di problema, perché non si tratta di disagio giovanile, si tratta di piccoli criminali che, se non fermati in tempo, diventano veramente pericolosi. Ieri avevamo lasciato il sindaco di Schio con queste parole. Walter Orsi annunciava che avrebbe scritto una lettera al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per chiedere più poteri e riuscire così a risolvere una volta per tutte il problema delle baby gang che stanno infestando la città. Neppure il tempo di dirlo e già a distanza di poche ore a Schio si registra l'ennesima rissa tra giovanissimi nella zona del castello, uno dei ritrovi delle baby gang, e ancora una volta lo scontro si risolve coi coltelli. Alla fine due feriti e tre denunciati, tra cui un minorenne, per rissa, lesioni e porto abusivo di arma da taglio. Quella delle baby gang è diventata un'emergenza da stroncare col pugno duro. Quello che ci aspettiamo è che ci sia una magistratura che abbia le possibilità o la volontà anche di applicare delle norme più restrittive, dimostrando che chi commette un reato paga la sua pena nei confronti della società. Avevano truffato l'INPS richiedendo permessi che non erano dovuti, nei guai due furbetti della legge 104. Per anni hanno sfruttato illecitamente la legge 104 sui permessi per assistere familiari disabili, ma che in realtà venivano utilizzati come giorni di ferie aggiuntive a quelle ordinarie, per recarsi in vacanza al mare o utilizzati per diverse attività ludiche di natura privata.
Due dipendenti della Camera di Commercio di Vicenza, mediante artifici e raggiri, avrebbero prodotto all'amministrazione di appartenenza false dichiarazioni. Sono stati scoperti dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza dopo una complessa e articolata indagine che si è conclusa con il rinvio a giudizio dei due dipendenti infedeli. Avrebbero truffato l'INPS per diverse migliaia di euro. Ed è indagato per lesioni gravissime l'attore bellunese Marco Paolini, che avrebbe provocato un incidente coinvolgendo due donne vicentine, una di queste gravissima. È indagato per lesioni gravissime l'attore bellunese Marco Paolini dopo l'incidente di ieri avvenuto in A4 nel Veronese. L'uomo avrebbe tamponato con la sua Volvo una Fiat 500 con a bordo due donne vicentine che sono rimaste ferite, una delle due, 52enne di Arzignano, in modo grave. L'utilitaria in seguito all'urto è andata ad invadere la tangenziale che affiancava l'autostrada. Paolini, sentito dalla Polizia Stradale di Verona, si è assunto la piena colpa del fatto, dicendo di essersi distratto, ma non al cellulare. Sono sconvolto, ha aggiunto. La colpa è stata mia, soltanto mia, sono distrutto per questo. Ed è finita proprio male una festa di compleanno tra adolescenti. Finisce in ospedale la serata per 16 ragazzi di età compresa fra i 16 e i 19 anni. Una festa di compleanno eccessivamente alcolica, quella di sabato sera in zona San Bortolo. Il gruppetto per festeggiare aveva comprato alcune angurie e, come ormai si vede su internet, aveva deciso di farci un foro e riempirle di vodka e gin, accompagnate da svariata birra e vino. Il miscuglio è stato devastante per la maggior parte di loro, tanto che i genitori hanno dovuto accompagnarli in ospedale. Una ragazzina ha rischiato addirittura il coma etilico. Il tribunale gli ha tolto il figlio, lui è andato in ospedale per prenderlo ma non l'ha trovato. Va a trovare il figlio neonato in ospedale e quando non lo trova dà in escandescenza. Lunedì mattina un immigrato nigeriano che risiede a Valdagno si era recato al San Bortolo per portare a casa il figlio nato prematuro lo scorso maggio, ma il tribunale dei minori gli aveva tolto la possibilità di vederlo, così una volta arrivato in reparto senza trovarlo ha cominciato a inveire infuriato. Sono dovute intervenire due pattuglie della questura e una dei carabinieri per riuscire a far ragionare l'uomo. Il comune di Torre di Quartesolo, dove risiede la madre del bambino, ha preso in carico la situazione per cercare di riunificare la famiglia. E ricordo alle 21.15 il nostro appuntamento con Focus, ospiti in studio Cristiano Corazzari, Patrizia Bisinella, Simone Scarabel, Settimo Gottardo, Oliviero Leo e Matteo Romanello. E questo per noi è davvero tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, TV, una buona serata, arrivederci. Frattin Auto a Cassola. Consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it. Le previsioni per domani. Ancora alta pressione a protezione del Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Tempo soleggiato su pianure e coste per tutto l'arco della giornata. Annuvolamenti diurni in montagna. Torna il rischio di isolati e brevi acquazzoni e temporali pomeridiani su Trentino, Lessini, Alto Vicentino e verso sera su Agordino. Temperature senza particolari variazioni, caldo piuttosto intenso. Venti a regime di brezza con mare calmo o quasi. Frattin Auto a Cassola. Consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it